Oxy, la tua passione per questo mestiere e per i social ti hanno portato a diventare un ragazzo molto popolare. Questo quanto ha inciso per il tuo lavoro? Questo qua è stato una, come io chiamo questo, come una mia passione, capito? È un lavoro che mi piace molto, da quando ero bambino che ho iniziato a fare queste cose, capito? Quando hai scoperto, quando hai capito che poteva essere anche una vetrina? Sui social? Sì. Su social normalmente, soprattutto su TikTok, io ho aperto conto TikTok da tanto tempo, però non li usavo, capito? Però da, diciamo, l'anno scorso, 6-7 mesi fa, ho iniziato a mettere il mio lavoro lì e dopo un giorno ho visto che un video è andato a virare, poi ho visto che gente hanno iniziato a seguirmi così tanto su TikTok, su Instagram, è così. In quanti ti hanno chiesto un nuovo taglio vedendo dai tuoi profili quello che realizzi? Tanti, tanti. Infatti ci sono tanti ragazzi che vengono anche fuori Cesena, molto. E a questi ragazzi che consiglio vorresti dare sull'utilizzo dei social? Sui social? Io consiglio che voglio dare ai ragazzi sui social, soprattutto quelli che hanno qualcosa in mente che vogliono fare, tu devi spingere forte, fai il tuo lavoro, metti lì. Nessuno lo sa, un giorno puoi capire che il tuo video, un video tuo puoi andare così virare, poi finisci così, poi vedi che iniziano a seguirti, capito? Per fare questo lavoro servono manualità e tanta creatività. Dove hai appreso queste doti? Sinceramente io questo qua, io lo vedo come l'ho detto all'inizio, io lo vedo come è un talento, capito? Perché cioè io ho imparato tutto da solo, capito? Ho imparato tutto da solo, senza fare nessun corso, senza fare nessuna scuola, capito? Quindi io, per me è un talento per me. Sei a Cesena da soli 3 anni, come ti sei sentito nella nostra città? Cesena mi trovo molto bene qua. Cioè in generale tutta Italia sono qui 5 anni. 3 anni Cesena, ho fatto un anno Cesenatico, un anno Ravenna, quindi a Cesena io sinceramente, Cesena mi sento come a casa mia, capito? Mi piace, mi sento molto bene per stare a Cesena.